Ciao, ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati anche questa mattina alle chicche formative. Allora, aspetta e spera, la peggior strategia, ma non solo commerciale, la peggior strategia in assoluto in questo momento storico, perché aspetta e spera è quello che stiamo facendo chiusi in casa, cioè stiamo sperando di non contrarre il coronavirus. E aspettando che passi l'ondata. La peggior strategia che possa fare il nostro Stato, aspetta e spera, perché queste cacchio di mascherine, boh, non si capisce niente, non arrivano, poi sono sbagliate. Ogni giorno si vedono bancali, milioni e milioni di mascherine che non si vedono sul mercato, quindi io resta appena una volta che sono atterrate da tutto il mondo dove vanno a finire perché non si vedono. In più, ogni volta si legge da qualche parte che non sono quelle giuste, quindi non servono a niente. Aspetta e spera è la tecnica non facciamo i tamponi perché se facciamo i tamponi poi è un casino, non abbiamo la possibilità di sapere i risultati. Aspetta e spera che l'economia ce la faccia, dando quei 600 euro che non si sa quando arrivano. Aspetta e spera. Vabbè, aspetta e spera, questo è quello che sta succedendo in questo momento. Ora, però, commercialmente parlando, aspetta e spera è la peggior strategia che si possa mettere in atto in questo momento. Io vedo che alcuni negozianti si sono organizzati, anche quelli piccoli, quindi fanno le consegne a casa, gli alimentari. Amazon non si è fermato un secondo, grazie a Dio, ma penso che dovremmo farla santa. Perché sta consegnando di tutto, voglio dire, dallo spazzolino da denti all'acqua minerale, no? Alle cose più importanti, a parte le mascherine, che anche loro non c'è verso di poterle avere se non fra 6 mesi e mezzo, quindi anche lì abbiamo un problemino. Però aspetta e spera, commercialmente parlando, dal punto di vista del consulente finanziario, è un errore enorme perché vedo che quelli che si stanno muovendo e lo stanno facendo con costanza ogni giorno sono premiati da clienti che non stanno disinvestendo e questo è importante, sono premiati da nuova raccolta. Quindi la strategia dell'aspetta e spera è un errore gravissimo. Ieri ho fatto il primo webinar sull'utilizzo della piattaforma di mobile marketing che va a sopperire tutte le altre possibili strategie, nel senso che WhatsApp lo puoi usare, ma non attraverso le liste broadcast quando il prospect non ha memorizzato il tuo numero, non gli arriva niente. Le mail, come vi ho detto, purtroppo vengono cestinate facciamo che adesso non è il 90%, ma il 70% dei casi sì. I social non dipendono tanto da noi, ma dipende da Facebook o da LinkedIn, cosa vuol far vedere agli altri in base ai suoi feed. E con la piattaforma di mobile marketing invece arrivi a raggiungere il 100% delle persone che tu vuoi raggiungere, quindi è il top di gamma. Ieri c'è stato appunto questo webinar, alla fine erano sui 25, non li ho contati, ma insomma, no, di più, una trentina di consulenti che fanno già coaching, perché io in questo momento, ragazzi, sto occupando di quelli che hanno già iniziato il percorso, quindi sono già un po' più avanti rispetto agli altri. Il 16 di aprile vi annuncio che ci sarà il primo webinar sui salotti finanziari digital, quindi anche questo in esclusiva al momento dedicato a chi sta già facendo coaching. Se qualcuno di voi è intenzionato a darsi, come dire, una mossa, ci sono vari due percorsi di coaching. Uno è il basico per chi non ha mai fatto nulla e quindi è quello, diciamo, base, e poi c'è l'avanzato per chi invece ha già risolto alcune parti, no? Quindi è già ben esposto sui social, ha già creato una bella rete, ha già fatto una serie di cose, anche di comunicazione. Quindi c'è base e avanzato. It's up to you, come si dice. Io sono stanca, come l'ho già detto. L'altro giorno ho avuto un crollo alla Barbara d'Urso perché sono abbastanza stanca, abbastanza provata da questo momento di clausura.
anche se posso scendere col cane, però insomma io sono un animale sociale, quindi mi mancate anche se vi vedo sui social, anche se vi vedo via Skype, comunque mi manca il contatto, no? E mi manca di poter andare nella Business Coaching School a Castellino, chissà quando la rivedrò, speriamo in bene. C'erano tanti progetti che si sono bloccati al momento, vabbè, riprenderemo, non si sa quando, non si sa come. Comunque sappiate che i salotti finanziari digital in questo momento e chissà per quanto tempo ancora saranno una delle strategie, perché chissà quando si potrà tornare dal vivo a fare i salotti finanziari, temo per un lungo periodo, quindi ora i salotti finanziari digital saranno parte integrante della strategia di business coaching in questo momento. Oggi cos'è? Venerdì? Ok, ragazzi, il weekend me lo prendo perché preparo le slide per il webinar del 16. Ciao a tutti, passate un buon weekend, che tanto è uguale al giovedì, al venerdì, al sabato, al lunedì, al martedì, finché non cambierà questo trend terrificante in cui siamo caduti. Speriamo in bene. Io speriamo che me la cavo, come diceva quello là. Ciao a tutti.